Oh, ok, tutti ragazzi, io sono Genius 39 e ci sono anch'io, sto. Allora, ragazzi, io sono Genius con il suo nuovo video di Brawl. Siamo qua nel Brawl of the Week. Come avrete visto da Prometheus, questa settimana è Brawl of the Week è particolare perché abbiamo Platform Fighter. Tutti quanti stanno nella piattaforma a combattere. Quattro players, quattro concorrenti si affronteranno con sei piattaforme. Stai sulla piattaforma rossa per fare punti, colpisci i tuoi avversari per levargli i punteggi. Stai attento, la piattaforma cambia durante la mappa e i giocatori con più punti alla fine dei due minuti vincono. In realtà c'è scritto player singolare, quindi in realtà vince soltanto il primo, non i primi due. Quindi andiamo a provarlo, personaggio, direi di metterlo random. Spero che questa modalità la mettano anche nelle stanze normali. Dopo vado a vedere se l'hanno messa magari, perché ho aperto Brawl aggiornato e subito sto facendo i Brawl of the Week. Ci ha dato Ada con il random, quindi in sostanza noi dobbiamo stare sulle piattaforme e fare quello che ci dice. In teoria, se facciamo la taunto dovremmo guadagnare il doppio dei punti, quindi 2 anziché 1, a quanto ha detto Prometheus. Adesso andremo a controllare, siamo contro Bodvar, Barraza e Teros. Vediamo anche la mappa com'è. Ok, sono queste 6 piattaforme messe così. Dobbiamo stare su quelle rosse, ha detto tipo. Ok, io sono su quella rossa. Mi vogliono... No, io sono scemo e casco di sotto. Sì, in pratica bisogna stare sulla piattaforma e fare punti e si combatte lì dentro. Te li butti via per fare punti, ma ci devi anche rimanere dentro. Quando salti per fare le mosse, però, non penso valgano. Ecco, ok, bella però. È bellissima sta cosa, Devo controllare se si fanno più punti. No, si fanno gli stessi identici punti. Teros. Che cazzo c'entro io? Levatevi. Oh, è laggiù. Ma se li ammazzo. No, sono morto io. Al momento sono al terzo posto. Vincono i primi due, quindi dobbiamo fare più punti. No, madonna, che casco. No, vabbè, non ci credo. Se caschiamo così a cazzo di cane, però si perde. Noi dobbiamo cercare di farli levare senza però cadere. Quello è il problema. Che in quattro su una piattaforma del cazzo non ci si sta. Soprattutto se non ho le armi. E se salto... Sì, okay, no, sono ancora vivo. Sono passato in seconda posizione, tra l'altro. Stanno soltanto un pochino. Vai, butta via quella bomba, bravissimo amico. Per me, ma che cazzo vuole sto Barraza, madonna. E vabbè, sono quasi morto però. Così non faccio un cazzo di punto. Fatemi stare qui, madonna, non manco il tempo di arrivare. E vabbè, grazie mille. È difficile comunque. Con questo personaggio è difficile, sì, qui non si può fare random, si deve scegliere per forza personaggi come Teros o roba che riesce ad allontanare molto facilmente, perché così non si allontana. Con Quinnai, ad esempio, farei bene perché posso allontanare con la lancia, questa lancia invece non allontano, invece con la Sig di Quinnai posso allontanare per bene. Qui... Oh, sono secondo per il momento. Dovremmo... Sì! Secondi! Ce l'abbiamo fatta! Scegliamo la Quinnai adesso e ne facciamo un altro. Comunque alla fin fine è semplicemente un FFA normalissimo, soltanto che si deve combattere sulle piattaforme colorate per fare punti. Non ci serve fare le kill, ma dobbiamo fare i punti stando fermi sulla piattaforma. Quindi più tempo stiamo lì, più si vince. Intanto vediamo... Laggiù l'hanno messa, non c'è nessuno lì e io ovviamente sono l'ultimo che arriva. Ma anche quello che fa più punti adesso. No, scherzo. Tra l'altro voglio capire se saltellando così mi dai punti o no. Ma penso di no perché non tocco terreno. Penso, Datemi la lancia, perfetto. Tu vai via. Voi andate via. Via tutti. Ehi, double knockout. Sì, triple knockout di Cassidy. Però sono ancora primo. Se me la levate di culo. Sono ancora primo di un punto, attenzione. Sì, me li dà. Cioè, se tipo... colpisco in aria, me li dà. Altre cose penso di no. No! Mi aveva portato su. Ma che cazzo mi ammazzi? Non fai punti ammazzandomi. Invece il grande, sono spawnato nella zona giusta. Via. Perfetto. Sto facendo a lot of points. Sì, però vorrei sapere veramente se faccio... Salgo su. No, levatevi di... Levatevi, sono a 69 punti. Coincidenze, io non credo.
Vabbè, adesso 70. Vai, andiamo, facciamo un altro pochino di punti qua sopra. Finché possiamo, tanto tra un po' cambiano. Ecco, l'hanno messa lì. Vai via. No, io no. Grande. C'è Storion che continua a passare. Non capisco, devo controllare se sto facendo i punti. Però non posso fare due cose contemporaneamente, perché o combatto o guardo. Giù, 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 giù. Ehi, che assi di merda. Cosa pensi di fare, Orion? Ehi, basta. Ho vita troppo rossa. Non faccio tanti punti così. Su, 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 su. No. No. Vai, tutti giù. Via. E vabbè, dovremmo vincerla, dai. Siamo a 113 punti, quello è 85 il secondo. GG. E si va a vincere con Queen Eye. Ve l'ho detto, ragazzi, è più facile. Era più facile con Queen Eye. Tra l'altro ho fatto più danno di tutti quanti. Quindi GG. GG veramente. Facciamone un'altra con Queen Eye. Boh, non lo so. Chi è che può esserci utile per buttare via? Anche Azuri potremmo fare la presa. Oppure Core. Si fa il pugnazzo in terra con i Gauntlet. Li si manda tutti via. Può essere una buona strategia. Una buona tech. Potrebbe essere buona. Quindi noi ce se prova così. O la va, o la va. O la spa o la vacca. Anzi, il mio super motto. Siamo contro due Yumi con una Diana. Yumiko e Diana. Diana può essere più utile. Yumiko non lo so. Può essere utile per spostarsi velocemente da una piattaforma all'altra, volendo, Yumiko. Intanto vediamo qual è quella sotto. Perfetto. Tra l'altro, anche se veniamo colpiti, ma rimaniamo sulla piattaforma, penso di farli comunque i punti. No, non li facciamo. Sa di no. No, no, che cazzo faccio? Sono caduto. Fammi spawnare lì, fammi spawnare lì, fammi spawnare lì. E vabbè, dove cazzo mi fai spawnare però. Eh sì, vedi? Via, via, via. Mettiamoci a... No, 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 torna su! Devo fare i punti! Di là, di là, di là, di là. Adesso può usare l'arco per teletrasportarsi lei, però non lo fa. Non l'ho colpiti, via. No, ma ha colpito lei! No! Giù! Ma come cazzo mi ha preso? Ci voglio credere, sono secondo. Sono secondo. È bello che sta Yumiko sta facendo più. Mi sembrava lei quella con più punti. Invece sì, è lei, infatti. Adesso sono io. No, il posto è qui. Datemi il posto. No, vedi? Se sto saltellando sulla piattaforma, comunque non li faccio i punti. Ci deve rimanere con i piedi ben attaccati a terra. Cazzo vuole questa, madonna. Fatemi stare con i piedi a terra. Allora, levatevi, forza. Cazzo ho combinato? Forza. No. Ok. Di qua, di qua, di qua, di qua, di qua, di qua. No, 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 no. Devo resistere 24 secondi. Ci sta rimontando. Non mi piace, non mi piace come cosa. Ma basta, tu e l'arco. Dai che ce la facciamo. Andiamo. Dall'altro lato, dall'altro lato. Abbiamo 96 secondi. 11 secondi. Che 90. Basta. Questa continua a prendermi. Vai, 5-4-3. Dovrei aver vinto. Sì, di un punto. No, di 11, di 11. Non leggevo il 2, pensavo fosse a 112. GG. E si va a vincere di nuovo. Anche questa vinta. Cosa potremmo usare anche utile per buttare via? Beh, Teros è troppo scontato. Ragnir. Ma anche Mirage. No, Mirage no, non ce la vedo bene. Chi è che potremmo usare? Ulgrim. Possiamo usare Ulgrim. Il dottor Eggman è pronto a fare la sua comparsa. Pochissime volte l'ho usato Ulgrim. Però c'ha Asha e lanciarazzo. Con la lanciarazzo possiamo andare veloci all'altra piattaforma. Con l'Asha possiamo spammarla e fare la mossa così. E quindi possiamo vincerla. Wushang, Diana e Lord Vrax, i nostri avversari. Adesso io rimango fermo alla piattaforma dove mi spawna e vediamo qual è quella. Anzi, andiamo qua. Ed era quella, vaffanculo, ci avrei scommesso le palle. Bene, e adesso mi metto a spammare così. Però non devo cadere, madonna. Io casco. Non mi va bene cadere. Via di qua. Forza. Sto facendo una miriade di punti. No, 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 di qua. Via tutti. Sì, non ci interessa fare le knockout. Ci interessa fare i punti.
e non farli fare a quella Diana lì. Questo cosa vuole da me? No, 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 non mi buttare via. Di qua, di qua, di qua, di qua. No, non mi buttare via, te l'ho detto. Grazie per avermi buttato via Diana. Sono a 68 punti e c'è Vrax a 59. Ah già, posso usare anche questa volendo. No dai, l'ho fatto un fa... L'ho avvantaggiato portandolo di qua. No, mi ha preso Diana. Ci sta rimontando, ci sta rimontando. Non mi piace, non mi piace per niente. No, fermo, madonna. Diana del merda. Adesso cambia tanto. E lo sapevo che avrebbe cambiato. Levatevi tutti quanti. Faccio 360 con l'ash. La guerra è tra me e Vrax qui. Mi ha superato, mi ha superato. Non va bene, non va bene. Non va bene, non va assolutamente bene. Levatemi quel Lord Vrax di culo e ve ne sarò riconoscente. No, 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 lo sto facendo. Sto facendo guadagnare troppo terreno. No, no, non puoi vincerla così. Grazie. Giù. 122-111. Stavolta sono io quello sotto di 11. No, 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 non posso morire adesso. Mancano 6 secondi. Non so se ce la farò mai. No, non ce la faccio. Non ce la faccio per 10 punti. Vabbè, però belline ste cose, abbastanza frenetiche e divertenti. Abbiamo vinte 2 su 4, 2 secondi posti, quindi ci sta benissimo. Adesso provo a fare una custom game e vedere se posso usarla come modalità, ma penso non ci sia. No, non sembra l'abbiano messa, queste qua tutte quante le conosciamo. Dodge Bomb funziona adesso? Sì, ok, funziona perché si era buggato nello scorso update. Quindi no, per il momento non si può fare, è soltanto una roba del Brawl of the Week. Comunque, è divertente, fatemi sapere cosa vi pare, cosa ve ne pare di questa modalità. Iscrivetevi al canale, iscritti, passa a Facebook, Instagram, TS3 con le soluzioni. Mettete mi piace a questo video, mi raccomando, condividete per far arrivare i video a più persone possibile. Noi ci vediamo domani con un prossimo video, ciao ragazzi. Ciao, sono la voce parlante di quest'outro. Clicca sopra il nostro logo per iscriverti al canale. Invece se vuoi vedere i nostri video precedenti, clicca uno dei due video che trovi sulla tua sinistra. E buona permanenza sul canale.